Oh, ciao a tutti e ben ritrovati sul canale con un gioco che, per ovvi motivi, in tantissimi mi avete segnalato nelle ultime 2 settimane. Ovvi motivi perché Zero Sievert, il gioco di oggi, ricorda molto da vicino Escape from Tarkov, titolo a cui sono molto legato, dato che ve lo portai e l'abbiamo streamato praticamente da anni, dall'alfa, quando praticamente non lo conosceva nessuno. Tra l'altro è capitato un paio di volte, oltre alla recensione, di trattarlo sul canale, ossia la guida per i neofiti, dato che è un gioco estremamente complesso, e sia, vi lascio qui sopra, le considerazioni di Alex Pineschi su Escape from Tarkov. Come prima cosa, per approcciarsi a questo titolo, vorrei farvi 3 premesse rapidissime. La prima è che si tratta, come accade praticamente da anni, praticamente un po' per tutti i titoli, il gioco è in early access, quindi va esaminato sotto un determinato punto di vista, diciamo, e non come gioco completo. La seconda è che si tratta di un titolo italiano, nonostante molti conterranei si siano lamentati, a mio avviso, in maniera stupida del fatto che il gioco sia solamente in inglese e non in italiano, cosa che magari potrebbe essere aggiunta anche in futuro. La terza è che è prodotta da Cabo Studio. Voi direte, vabbè, sì, è semplicemente lo studio di produzione, ma la cosa da specificare è che l'unico membro di questo studio è Luca Carbonera, ossia chi ha creato il gioco. Quindi diciamo che questo titolo è un one man army, cioè prodotto da una singola persona. A proposito, prima di cominciare a parlare del gioco, siccome siamo a tema Italia, ci tengo a ricordarvi che dal 7 dicembre, praticamente dall'altro giorno, Genshin Impact finalmente ha avuto la sua localizzazione italiana. Probabilmente quasi tutti conoscete il noto action RPG disponibile su PC, PlayStation e mobile, e dopo che è stato tanto richiesto per via della sua popolarità, c'è finalmente un supporto italiano per coloro che hanno difficoltà con la lingua inglese o comunque non avevano voglia di immergersi nel mondo di gioco con testi non tradotti. Il titolo, che tra l'altro abbiamo già provato più volte in live, sia in solitaria che in compagnia, è in continua espansione tramite personaggi ben caratterizzati in un mondo fantasy con uno stile grafico come piace a noi e soprattutto gratuito. Anzi, se proprio devo dire una cosa a tema, dato che oggi citeremo molte volte Escape from Tarkov, rispetto a quest'ultimo, che praticamente si trova all'opposto da questo punto di vista, Genshin Impact è una delle cose più ottimizzate che abbia visto negli ultimi anni, cioè è in grado di girare su PC di legno della peggior specie e anche su smartphone non proprio recenti, oltre tutto questo a essere cross-platform e cross-save. Quindi, se volevate dare un'occhiata a Genshin Impact, ma vi fermava l'idea di non trovare la vostra lingua, sappiate che da oggi è disponibile. Detto questo, torniamo a Zero Sievert. Come prima cosa c'è da specificare che questa non è propriamente una recensione, avendoci giocato meno di 10 ore, e il titolo propone di essere molto, diciamo, lento nella progressione, come del resto è normale per la categoria di cui fa parte. Quindi questo diciamo che è un prime impressioni che vi ho fornito a circa 8 ore di gioco, cioè il tempo giusto per capire di che si tratta. Questo però non esclude che in futuro possa parlarvene in maniera, diciamo, più espansa, arrivati a un certo punto di gioco. Innanzitutto, cosa che è stata detta da chiunque abbia sentito parlare di questo gioco, bisogna dire che ZS prende spunto in maniera corposa da titoli tipo Stalker, Metro, ma soprattutto Escape from Tarkov. Non solo perché anche questo è un extraction shooter, ma perché come meccaniche, dinamiche, oggetti di gioco e struttura ricorda molto, anzi troppo da vicino, il titolo Battlestate. Cominciamo col dire che rispetto ad altri titoli citati, ZS è un single player composto da 3 slot di salvataggio, quindi eventualmente possiamo mandare avanti in parallelo diverse partite. Dopo aver scelto un nostro equipaggiamento iniziale per la nostra partita, cominceremo la nostra avventura all'interno di un bunker insieme ad altre persone, tramite le quali, andando avanti nel gioco, potremo lentamente scoprire la storia e la lore dei luoghi in cui vivremo e giocheremo. Anche se, almeno personalmente, non ho trovato molto ispirate e originali le storie intorno alle nostre vicende. Però, se devo essere sincero, in un titolo del genere, e soprattutto per come sono io, quel che vi è intorno a livello di storia non è molto importante, dato che l'azione, il gameplay, è il punto focale, il fulcro del gioco.
Essenzialmente le nostre partite si comporranno di una partenza dalla nostra base bunker, all'interno della quale alcuni NPC rappresenteranno i classici trader, quindi avremo il barista dove poter acquistare cibo, bevande, ma anche il minimo di armamento, l'infermiere dove acquistare cure o medicinali e così via. Così come accade in Tarkov, anche qui a Zarkov, è il nome del posto in cui ci troviamo, i trader saranno assegnatari di quest e ci serviranno per far progredire non solo il personaggio, ma anche la storia, dato che la lore verremo man mano a saperla tramite le conversazioni con gli NPC. All'interno del bunker avremo anche una nostra, per così dire, casa, inizialmente composta dalla nostra stash e da un banco da lavoro. Nel tempo e con i giusti materiali potremo attrezzarla per avere vari tipi di ambienti e accessori che ci accompagneranno durante le nostre avventure. Una volta pronti ed equipaggiati, dove il nostro zaino determinerà anche la dimensione del nostro inventario, potremo andare dal macchinista del treno e scegliere una delle 5 destinazioni disponibili al momento e partire in ride. Inizialmente potremmo accedere solamente alle prime due aree, entrambe zone prevalentemente boschive, al cui interno potremmo trovare dei campi o piccoli complessi industriali. La cosa interessante è che non avremo mai un ride simile a un altro, in quanto la creazione delle mappe e le conseguenti estrazioni saranno totalmente casuali. Come piace a dire qualcuno, abbiamo mappe procedurali. Questo nel senso che il bioma sarà sempre quello, però il posizionamento delle zone, delle aree, dell'uscita, delle strade, delle costruzioni ed NPC sarà sempre diverso. Le prime entità con cui avremo a che fare sono gli animali, infatti le prime quest che ci troveremo saranno essenzialmente di eliminare lupi, recuperare pelli, carni o altro materiale estraibile da prede animali. Oltre a loro, dato che ci troveremo in un mondo post-apocalittico nucleare alla metro, saranno creature mutate dalle radiazioni, molti di questi anche abbastanza pericolosi, ed ovviamente altre fazioni armate, quindi principalmente banditi e soldati. I primi più fessacchiotti e meno equipaggiati, i secondi più letali e ben attrezzati. Un po' come accade sempre in Tarkov con gli Scav e i Rider o Rogue. I combattimenti avverranno prendendo la mira con il mouse ed eventualmente tenendo premuto il tasto destro per mirare più lontano, oltre il campo visivo, e in caso possedessimo ottiche o mirini ad ingrandimenti, potremo arrivare a vedere anche più lontano della visuale che ci viene offerta dalla schermata. La nostra abilità nello sparare dipenderà, oltre dalle statistiche date dall'arma, anche dai nostri livelli di abilità, in quanto caratteristiche come stamina, corsa, mira, ricarica e così via miglioreranno man mano che compiremo le nostre azioni durante le partite. Quel che non mi ha convinto, o meglio, riesco a comprendere il perché della scelta, ma non sino in fondo, è che morendo durante un raid verremo riportati al bunker con tutti i nostri oggetti, armi e munizioni con cui saremo partiti, senza ovviamente quel che avremo lootato. Da un lato comprendo, così come per Tarkov, che questo magari serve a un giocatore alle prime armi di avere un'esperienza più clemente e meno frustrante per approcciarsi al gioco, anche perché cure, cibo e altri oggetti dei trader costano veramente tanto rispetto a quanto guadagneremo dalle prime quest e dovremo fare molta attenzione a quanto utilizzeremo i consumabili. Quindi appunto, ripeto, medicinali, cibo, acqua e così via. D'altro canto, è invece possibile sfruttare le meccaniche del gioco a nostro favore e fare tutto in economia. Ad esempio, potremmo entrare in raid, aprire il nostro apparecchio, che poi è una sorta di Pip-Boy, controllare sulla mappa dove sono le uscite, dato che queste verranno rappresentate da dei cerchi verdi sulla mappa, raggiungerle subito e mettersi a cercare nei paraggi qualche zona dove sono presenti soldati a presidiare zone di loot, in maniera tale che, se va tutto male, moriamo e ricominciamo da capo. Se ci dice bene, possiamo invece fare piazza pulita di armi, accessori buoni, lootare le casse e anche se siamo pieni come un uovo da camminare a mezzo chilometro all'ora, siamo in ogni caso vicini all'uscita. Riconosco che è un po' lamer come cosa, solo che nelle fasi iniziali ho trovato molto redditizia questa manovra. Ovviamente tutto questo non potrebbe funzionare se ad ogni morte perderemo tutto quel che avremo addosso. Quel che purtroppo non ho apprezzato sono l'aimbot e i riflessi troppo rapidi dei bot. Praticamente non appena gli spareremo mezzo colpo, in automatico sapranno già la posizione precisa verso cui sparare, ma letteralmente a tempo zero, e difficilmente ci mancheranno. Anzi, se siamo scoperti, non è sbagliato dire che 9 volte su 10 i colpi loro andranno a segno.
Non sempre è facile gestire le situazioni se da un lato abbiamo soldati e noi non siamo ben equipaggiati. Cioè, fidatevi, specie all'inizio, ingaggiare anche di sorpresa un soldato quasi sempre si concluderà con la morte, a meno che non impariate la fantastica arte del spara nascondi, però appena ci esporremo il colpo ci arriva comunque. A proposito di equipaggiamento, come accade in altri titoli che già conosciamo, anche qui tramite la workbench e gli accessori che troveremo in giro o potremo acquistare dai trader, sarà possibile montare accessori e modifiche alle armi. Quindi aggiungendo accessori che aumenteranno la maneggevolezza e la gestione del rinculo, ad esempio, oppure oggetti funzionali come ad esempio torce, laser o sistemi di questo tipo. Anche qui tutto quel che riguarda le armi può essere utilizzato dinamicamente durante i raid. Nel senso che in ogni momento potremo accendere o spegnere gli accessori oppure variare il selettore di tiro da automatico a semiautomatico, ove sia possibile. Durante le partite, oltre agli HP ed eventuali sanguinamenti che potremo procurarci durante i combattimenti, sono 4 i parametri da tenere in considerazione. L'energia, la fame, la sete e le radiazioni. Ognuno di questi elementi dovrà essere tenuto sotto controllo per evitare di morire o perdere i sensi, che poi l'epilogo sarebbe praticamente lo stesso. La cosa migliore da fare, ovviamente, è quella di rifocillarsi per bene direttamente nel bunker, per poi affrontare con più serenità i raid ed eventualmente compensare eventuali carenze di questi 4 parametri con tutto quel che ci capiterà nel panorama, tipo bottiglie d'acqua, succhi di frutta, cibarie e medicinali. 0 Sievert per circa le 8-9 ore che ci ho giocato mi ha dato l'impressione di avere un ottimo potenziale e si nota davvero tanto la passione messa da parte dell'autore nel produrre un gioco 2D in pixel art che colga il meglio dei titoli da lui apprezzati. Ovviamente non mancano alcuni problemi tecnici come ad esempio hitbox e clip non sempre perfette e all'altezza. Qui per esempio sono stato bloccato da questa torre nonostante sia situata all'interno della recensione e io sono fuori. Cose di questo tipo, che magari a livello di movimento e spostamenti sono trascurabili, ma quando ad esempio ti capita la situazione in cui tu non riesci a colpire il nemico perché ci sono ostacoli nel mezzo che magari non vedi e lui conosce perfettamente l'istante in cui sparare e la traiettoria per colpirti al 100% ammazzandoti, beh, lì c'è da incazzarsi davvero. Questo tempo che però ho trascorso su Zero Sievert è stato comunque molto piacevole, fortunatamente meno denso di frustrazione come immaginavo all'inizio. Ed anzi, sicuramente continuerò a giocarci in live su Twitch, quindi date un'occhiata e ogni sera vi aspetto alle 21. In ogni caso, il mio giudizio sul titolo è tutto sommato positivo, considerando che vi è dietro una sola persona. Il prezzo suppongo sia quello giusto, circa 20 euro su Steam. Per coloro che vogliono esplorare in fondo, avranno di sicuro molte ore da giocare ed esplorare. Chi è abituato a giochi looter shooter di sicuro non avrà problemi ad ambientarsi ed entrare nell'ottica del gioco, al contrario di chi magari non si è mai approcciato al genere e potrebbe trovare molto frustranti e dispersive tutte le prime ore del gioco, ma senza dubbio, avendo un livello di complessità inferiore e soprattutto meno punitivo rispetto ai titoli da cui prende spunto, basterà solo un po' di dedizione e testardaggine per avere delle ottime soddisfazioni. In ogni caso, continuerò a giocarci ed eventualmente ne riparleremo in futuro quando magari sarò arrivato in late game o comunque sarò arrivato a un punto per riuscire a dare un giudizio completo tra qualche decina di ore. E voi? Cosa ne pensate? Come sempre, discutiamone qui sotto nei commenti. Per oggi penso sia davvero tutto, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Come sempre vi aspetto su Twitch ogni sera alle 21 e vi do appuntamento ad un prossimo video.